Canale 8 presenta Guardando le stelle, in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano. Amici di Guardando le Stelle, bentrovati. Siamo a Posillipo, rifugio degli antichi romani nel periodo estivo. Allora, il nostro ospite di oggi è una personalità molto eclettica. Più di 30 anni di carriera medica, scrittore, appassionato dello sport e soprattutto appassionato del presepe napoletano. Fa anche delle conferenze sul presepe napoletano. Cercheremo di capire un po' di più. Venite con me che andiamo a trovarlo. Il nostro ospite di oggi è molto intenso, è riuscito a vivere tutte le sue passioni, che sono tante. Ci farà una lezione tra filosofia, viaggi in Grecia. Vabbè, oggi è una puntatona piena di contenuto. Eccoci qua, finalmente troviamo il nostro ospite di oggi. A voi, Renato Priccolo. Ciao Renato. Come stai? Bene, bene, grazie, grazie. Hai portato tutto? Tutto, tutto con me. Si va a fare un giro in macchina? Assolutamente, assolutamente. Eccoci qua, Renato. Che piacere averti, perché sei un personaggione, come si dice qui a Napoli. Non so nemmeno da dove iniziare, perché hai vissuto 10 vite. Tu vieni da una famiglia di medici, giusto? Sì, no, mio padre proprio no, ma mio padre era chimico. Chimico? Chimico, okay. Sì, tutti siamo nell'ambito delle scienze medico, diciamo così, di scienze di base, come la chimica, eccetera. Vengo da una famiglia in cui ci sono tre chirurghi. Uno era mio zio, che purtroppo è nato nel 1910, è stato un grande personaggio, perché è stato lui che ha fondato la chirurgia degli studi di tumori di Milano. Ecco, ed è stato il mentore di Veronesi, giusto? Sì, di tutti, diciamo, i chirurghi che hanno fatto un po' la storia degli studi di tumori. Lui era agli albori della nascita della chirurgia in quell'istituto e ne ha fondato la chirurgia, facendo anche degli interventi nuovi che non si facevano prima, tipo la laringectomia, che era un intervento che in Italia fosse stato il secondo dopo Pietrantoni. E quindi abbiamo tanto da ringraziare, perché se si cura questa malattia, questo male, sì, grazie anche a persone come tuo zio, certo, che hanno avuto il coraggio di fare delle cose nuove, di provare, ma immagino però anche la paura e l'ansia di, no? Perché comunque mi raccontava che la prima laringectomia che aveva fatto, perché allora poi si facevano solo in anestesia locale, disse che la notte precedente, che lui l'ha fatta anche, la prima l'ha fatta a 30 anni, quindi era anche un giovane chirurgo, vedeva le arterie, le vene del collo che gli ballavano dinanzi come minacciose, che a toccarle il paziente avrebbe sanguinato in maniera abbastanza copiosa. E per quanto tempo hai fatto il chirurgo? E fai ancora il chirurgo? Ma hai iniziato? Ho cominciato nel 77 a fare il chirurgo. Però e com'è vivere questo lavoro? Com'è la relazione con le persone? Io devo dire che ho avuto un insegnamento, nel senso che non fare il chirurgo nella maniera tecnica soltanto, ma nella maniera passionale, fra virgolette dico passionale, nel senso che la partecipazione alla vita, ai problemi del paziente. Però
c'è un momento in cui tutto questo scompare, nel momento in cui entri in sala operatoria scompare tutto, scompaiono i tuoi problemi, scompaiono i problemi del malato, scompaiono le tue angosce, i tuoi problemi, e tu entri in una sorta di meditazione, sei tu e la malattia, e quindi tu devi sconfiggere quella malattia, sei tu e lei, e quindi non c'è null'altro che ti possa distrarre. Il problema è che quando una persona dorme non è in attenzione, quindi non può difendere se stesso, sei tu, certo, che hai la responsabilità di difenderlo, quindi sei tu il suo tutore, lui affida a te la cosa più importante, che è la sua vita. C'è questo errore di pensare che la medicina, la chirurgia sia come la matematica, no? Una scienza concreta, 2 più 2 fa 4, ma invece non è così, ogni paziente ha un suo storico di problemi, di malattie, di quindi ogni caso è un caso. Certo, sì. Infatti io ho scritto un piccolo libretto, un libelculo alla mia pensione, in cui vita del chirurgo, come dovrebbe essere, a mio parere, certo, non è che... E il problema principale, i problemi etici che ti si pongono, è quando ci sono delle complicanze inaspettate. Allora tu ti chiedi, ma come? Io ho fatto le stesse manovre, la stessa azione, ho prestato la stessa attenzione, come mai è successo tutto questo? E lì c'è quel piccolo quota di imponderabile nel nostro mestiere che, insomma, fa sì che molti studi si facciano su queste cose, anzi le complicanze sono lo stimolo a fare molti studi della professione. Però c'è un limite oltre il quale non si riesce ad andare, e lì è l'imponderabile. Del resto sono esseri umani, ognuno porta una sua storia, anche una storia biologica, se vogliamo, e che quindi questa storia biologica si dipana nei momenti inaspettati, però non ti avverte. Quindi tu la scrittura hai sempre scritto o, sì, o sì, è successo un episodio preciso? Ho sempre preciso? Scritto, e poi c'è stato un momento della mia vita in cui c'è stata una sorta di crisi esistenziale, come avviene a tutti, in cui si è trovato nella scrittura quella consolazione che fa parte anche, uno dei compiti della scrittura è anche consolare, se vogliamo, quindi anche perché se tu riesci a verbalizzare i tuoi problemi, che sono poi alla base anche della confessione, della religione, se tu verbalizzi il tuo problema lo superi. Un po' come andare dal psicologo. Esatto, sì, anche quello, per in maniera chi, moderna. Chi? C'è la confessione, c'è la scrittura, c'è lo psicologo. No, la cosa importante è esprimersi, esatto, è buttare tu il fuori. Brava, perché tu il problema lo vedi e quindi riesci facilmente a superarlo. Se tu invece lo nascondi, allora peggio. Quello è il problema, che non riuscirai mai a superarlo, perché tu nascondi a te stesso la verità. Mm-hmm. Dal punto di vista psicologico, il bambino sviluppa due aree fondamentali, l'area cognitiva e l'area emotiva, e questo si sviluppa in giovane età, si dice che fino a 6 anni, insomma, c'è questo sviluppo, e poi c'è un arricchimento. Ecco, io grazie ai miei genitori, se voglio dire, perché la mia famiglia, ho avuto uno sviluppo dell'area emotiva, diciamo così, corretto, e il desiderio è il modo che i bambini possano sviluppare da sé il modo di superare i problemi emotivi, di avere le loro soddisfazioni, se vogliamo. Se uno ha un desiderio non bisogna subito soddisfarlo, che lui riesca a raggiungere quella soddisfazione. Però che è un errore che i genitori di oggi fanno spesso. Sì. Se il bambino ha un desiderio, subito, immediatamente vieni infatti assecondato. Diciamo così, il problema delle angosce dei giovani nascono da questa non corretta maturazione della loro area emotiva. Perché l'area emotiva deve, anche i problemi anche con l'altro sesso, cioè l'area emotiva deve svilupparsi da sé. Ecco, se tu gli dai già il gioco che è già preformato, lui non ha la possibilità di sviluppare una sua area cognitiva, ma anche emotiva, perché il gioco fa parte dell'area emotiva. E allora questo, insomma, fa sì che se tu la riesci a sviluppare bene, poi dopo lui, con l'arricchimento, perché dà delle esperienze durante la vita, riuscirà a essere
una persona, fra virgolette, equilibrata, certo, con le sue passioni, con le sue emozioni, perché emozioni e passioni non fanno altro che arricchire. L'area emotiva è quella parte profonda dell'uomo, nel senso che gli antichi la chiamavano la follia, infatti la follia... Esatto. Nel senso che il dio è folle, Dioniso è folle. In una tragedia di Euripide, e Baccanti, Dioniso combina disastri in una città, perché distrugge l'ordine, fa morire l'arconte, fa crollare il castello, e quando chiedono al coro ma fai smettere il dio che ci combina disastri, dice io non posso intervenire nei fatti. Quando il dio se ne andrà, e come se è andato, ritorna l'ordine. Quindi la follia è una cosa divina, questo è il significato. E così... Io da artista... La follia è divina! Ma lo diceva Jaspers diceva senza la follia non esisterebbero le grandi opere d'arte. È vero, grandi artisti erano tutti considerati folli. Del resto, la follia abita nel bambino, per esempio, perché anche i significati delle parole hanno un principio logico, se vogliamo, che è il principio di non contraddizione, nel senso che adesso di quella è una telecamera e... Se noi stabiliamo fra me e te il principio di non contraddizione logico, quella rimane una telecamera. Ok. Se io per quella telecamera la do in mano a un bambino, la può usare come corpo contundente, te la può buttare in testa. Sì. E allora il significato non è più un significato codificato, ma entra nella variabilità dei significati della follia. Che il bambino dà altri significati alle cose, come anche il folle. E questo è poi il principio dell'arte, che la parola, quando del poeta, non ha quel significato che viene attribuito dai più, quindi con il principio di non contraddizione, ma ha tanti significati adiacenti che la rendono icastica, cioè che la rendono affascinante. Tu però vivi una specie di doppia vita. Piacenza e Napoli. Sì, tu... insomma, allora io sono nato a Bologna, allora per parafrasare la frase di Virgilio, dice Bologna me genuit, Napoli rapuere, perché mi ha rapito in tutti i sensi. Cioè, anche a me, io sono nata a Brasilia, esatto. Ma sono qua. E in effetti poi io ho ancora casa a Napoli, adesso tra l'altro sono più spesso qui a Napoli. Perché non ci lasci. Non posso lasciare una mia persona, perché lasciare me stesso. Bravo, ecco, come me. Io ho detto anche una cosa, siccome mi interessa del presepe napoletano, il presepe non è maschile, è femminile. Lui non è che si interessa del presepe napoletano, lui fa le conferenze sul presepe napoletano, è diverso. Non lo chiamo presepe, lo chiamo arte presepiale perché è femminile. Mm. Perché vedi, il femminile, al passo del maschile che è più semplice, il maschile ha un'identificazione sua particolare, mentre il femminile è duale. È duale perché si identifica... Nella relazione, cioè la donna anche nel suo fisico è fatta per accogliere l'altro, sì. È fatta per far nascere l'altro perché vive un'altra realtà dentro se stesso e quindi è duale, quindi la sua identità la realizza nel doppio. Da Tufano, tanti auguri! Tufano, Casoria, Napoli. Renato, abbiamo alle nostre spalle Castel dell'Ovo, dove inizia, diciamo, mitologicamente la storia della nostra meravigliosa Napoli, la sirene Partenope, che dicevi in macchina un discorso meraviglioso, lo riprendiamo? Che Ulisse non ha voluto ascoltare il suo canto, quindi non è stato indotto, diciamo così, a infrangersi contro gli scogli, quindi è la ragione che, diciamo così, è andata contro il sentimento, e quindi
la sirena si suicida, diciamo, si muore. Quindi... si lascia andare. No, perché sai, le donne hanno il coraggio anche dell'amore, ecco, questo che negli uomini non c'è fino in fondo. Nei momenti critici, nei momenti di brutte malattie, le donne dimostrano più coraggio degli uomini. La donna, la nostra natura materna, la nostra... No, è abituata ad accogliere nel senso generale, come ti ho detto prima, quindi accoglie anche la sofferenza in maniera diversa, è abituata a soffrire perché partorisce, a soffrire in maniera positiva e anche quando soffre in maniera negativa, nel senso che non ha un orizzonte, riesce ad accettare meglio, hanno una consapevolezza molto maggiore. Proprio perché hanno una consapevolezza plurale, la loro individualità avviene attraverso il plurale, attraverso il due, che loro partoriscono, sono due e diventano uno, sì. Perché loro accettano l'uomo, sono due per diventare uno. Quindi anche in questo hanno, diciamo così, una possibilità in più. L'ho sentito da un bravissimo attore, Massimiliano Gallo, che in uno spettacolo teatrale diceva che se metti un uomo e una donna davanti a un muro bianco e la donna chiede cosa stai pensando, l'uomo non sta pensando a niente, c'è il muro bianco davanti. La donna davanti al muro bianco immagina altre dimensioni, film, allora, sceneggiature. Allora, se vogliamo, partendo poi al femminile, la bellezza è femminile. L'arte, cioè, presepiale, esatto, femminile. È femminile, come ho detto io, anche perché tutte queste cose sono al femminile. È un mondo, diciamo così, che non è stato ancora scoperto totalmente per colpa degli uomini, ma anche per colpa delle donne. Sì, anche questo è vero, perché le donne probabilmente perdono la loro possibilità di essere loro scimmiottando gli uomini, nelle parti negative. Perché sai, il potere, tutte queste cose, sono tutte cose negative se esercitate male e quindi se la donna vuole sostituire l'uomo nel potere non va bene, deve mantenere la sua identità, anche avendo potere, cioè, sicuramente farà meglio dell'uomo in generale. Allora, vorrei arrivare finalmente al protagonista di questa nostra puntata e di questa nostra chiacchierata, Casa Colaneri. Però andiamo dentro perché oggi la nostra Partenope è un po' di cattivo umore e quindi, come potete vedere, il tempo non ci sta aiutando moltissimo, quindi andiamo dentro. Ci vediamo dentro? Renato, eccoci qua, mi sembra un po' il posto adatto, circondati dai libri, per parlare di Casa Colaneri. Hai appena vinto il premio Mario Panunzio 2019, ci racconti un po'? Di certo, questa tua certo. Ultima avventura letteraria? Certo, certo. Nasce un po' dalla storia della mia famiglia. Certo, come tutti i romanzi, non è una storia, nel senso che io non descrivo tutto ciò che è, ma è un romanzo, quindi c'è la fantasia, c'è l'invenzione, ci sono tante cose che, diciamo così, avvolgono i personaggi, perché i personaggi sono veri, però sono anche dei simboli, quindi tutto questo. È una storia che nasce in un piccolo paese del sud, in Molise. Io non lo nomino, metto F puntato, perché oltre a un paese fisico, per me e anche per me è un paese della un luogo della memoria. Gradivo che il lettore riconoscesse anche il suo luogo della memoria. Per cui non nomino, ognuno mette bello. Il nome che vuole. Bellissimo. Dice perché è il mio luogo, perché le storie possono essere comuni a tanti. La storia si svolge in una famiglia Colaneri, che sono i due capostipiti, Elisabetta e Antonio. Elisabetta, donna molto intelligente, molto all'avanguardia, all'inizio del secolo, vuol far studiare tutti i figli. Lei accetta anche, con quella tipica accettazione delle donne, e delle donne del sud in particolare, gli eventi della vita e le scelte degli altri, quindi nel rispetto anche degli altri. E quindi parliamo del momento storico? Inizio Novecento. Tutti i figli nascono fra l'899, che è la data poi in cui è nato mio padre anche, è il 1910. Parente di tuo padre, che vediamo qui, questa foto che ci hai mandato. Certo, certo. Sì, lui era questa è la foto da militare ed era molto bello, a dire la verità. Era un bellissimo uomo. Perché devi sapere che mia nonna non era bellissima, però c'era una bellezza, mio nonno invece aveva una bellezza sfolgorante e quindi mia nonna si è innamorata del bel giovane, se vogliamo così. No, anche tu ci ha mandato delle foto con nel periodo calciatore, periodo bicicletta. No, era pure Renato, è un bell'uomo, ma era anche lui un bellissimo giovane. Comunque, al di là di quello, quindi questa storia si svolge
svolge lungo tutto il Novecento, nel senso che tutte le storie e le vicende di un'Italia tribolata dalle vicende, sappiamo le due guerre, il fascismo, il periodo post bellico, quindi dal 1900, ai primi anni del Novecento fino al 1970. E quindi questa storia viene vista con gli occhi delle persone di un piccolo paese del sud con quello sguardo un po', diciamo così, ironico, paziente. E quindi questa storia, diciamo così, l'Italia è una storia molto interessante, però ho detto la famiglia Colaneri vi partecipa, qualcuno partecipa anche in maniera abbastanza profonda. Il nome non è quello della mia famiglia, deriva però dai fratelli Colaneri che sono i tre cugini di mio padre, tutte e tre ufficiali, quindi avevano studiato, che durante la Prima Guerra Mondiale morirono, tutte e tre. Wow! E quindi furono... mio padre poi, dopo il Caporetto, nel 17, lui era del 1809, fu chiamato al fronte dei ragazzi del 99, a 17 anni, faceva il secondo liceo classico. Piccolissimo. Immaginare oggi un ragazzino di 17 anni che viene chiamato al fronte è per noi inconcepibile, però in quegli anni lì era la realtà. Altri tempi e avevano già guadagnato, come dire, una sorta di età adulta già prima. E anche lui aveva dovuto ricoprire dei posti, degli incarichi di responsabilità, perché dopo i primi assalti erano morti tutti i giovani ufficiali, capitani e sottotenenti. Per cui una volta fu chiamato dal comandante del battaglione e disse: beh, adesso sono morti tutti, praticamente il giorno prima erano quattro ufficiali sottotenenti venuti dall'accademia, erano morti tutti in un assalto. Per cui dice: adesso tu prenditi quella giubba, metti le stellette da tenente, almeno sai leggere e scrivere i dispacci, e cerca di sopravvivere i tuoi 15 giorni, perché il tempo di sopravvivenza di un ufficiale in prima linea erano 15 giorni. E quindi questa storia magnifica, intrecciata, fatta anche di grande fortuna, no? Perché se un ufficiale aveva un'aspettativa di vita di 15 giorni, certo, lui è riuscito ad uscire vivo, quindi ci vuole anche la fortuna nel momento giusto. E tu hai raccontato tutto questo, in più con le vicende di questi tutti questi figli. Certo, perché uno, come ho detto, il primo diventerà medico, il secondo diventerà un giudice, il terzo invece non vorrà studiare, anche pur avendo avuto la possibilità, emigrerà negli Stati Uniti. E c'è il racconto delle migrazioni in quel tempo, quando arrivavano... Dove? Negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti lui è andato nel Rhode Island. Dove andavano più o meno tutti gli italiani. Sì, Providence era un luogo dove andavano molti italiani. E lui è dovuto passare per Ellis Island. Quindi tutte quella trafila, e quindi descrivo come arrivavano, perché sbarcavano in quel periodo quasi 5.000 emigrati al giorno, e quindi tutti i problemi che ci sono stati in quel periodo. E erano accolti in una terra promessa, però anche dura, perché mi disse un emigrato che io ho incontrato, poi quando sono andato negli Stati Uniti, sono stato là quasi un anno, ho incontrato qualche italo-americano, tra l'altro anche fra i pazienti, e lui mi disse questa parola, disse: ca de sold ce ne stanno assai, ma stanno a fun, cioè vuol dire che bisogna faticare molto per riuscire a prendere. E apriamo una parentesi, allora non possiamo non parlare, perché lo vediamo tutti i giorni nei telegiornali, l'immigrazione, cioè quello che noi in Italia oggi viviamo è quello che gli italiani hanno fatto nella prima e nella seconda guerra. Tu cosa pensi del problema dell'immigrazione? L'immigrazione purtroppo è una conseguenza di tanti problemi internazionali, diciamo così, delle nazioni che hanno usato l'Africa come terra di sfruttamento, ma è una logica che poi c'è stata anche in altri tempi. Certamente va regolamentata, questo per carità, però anche l'accoglienza va fatta in altro modo, nel senso, io penso che mi metto nel panni di un giovane di colore che arriva qua senza aver studiato, senza conoscere nulla, e che viene sbattuto lì a fare dei lavori così saltuari, manuali. Che speranze potrà avere questo? Penso che gli italiani dovrebbero ricordarsi chi... Anche sì, gli italiani hanno vissuto in prima persona questa cosa. Adesso le cose sono un po' differenti, però io ho pensato addirittura una cosa, nel senso che con tutti questi immigrati bisognerebbe metterli, adesso ci sono le caserme dismesse, tu per 3 anni li metti lì, li istruisci,
li insegni la nostra cultura rispettando la loro, gli insegni la lingua, gli insegni un mestiere, e dopo 3 anni di questa sorta di reclute loro possono essere introdotti nella vita, perché se no a un certo punto queste persone non potranno avere una famiglia, non potranno avere un... sì, vivranno di elemosine, non potranno mai avere un lavoro vero, vivranno di elemosine, ma rimarranno sempre relegati. E questo vivere porta alla criminalità, porta alla disperazione, certo. Poi si scatena tutta una certo, serie è di... È chiaro che sono persone deboli che riescono, possono essere indotte in tentazione, se vogliamo, perché purtroppo si vedono attorniati dal benessere e per raggiungerlo usano i shortcut, cioè sì, delle scorciatoie sì. Che a volte non vanno bene. Però mi piaceva sapere la tua opinione, appunto. Bisogna insegnare loro come si fa a vivere in un paese occidentale, perché loro non hanno il know-how. Noi abbiamo tutta una cultura alle spalle, allora dobbiamo dargli anche in briciole, però bisogna che loro imparino a vivere nel paese dove sono stati catapultati da delle necessità, per carità, anche per colpa nostra, perché sì. Loro siamo andati là e gli abbiamo tolto la terra, tolto delle abitudini, gli abbiamo certo, questo è chiaro che tutto questo andrebbe messo in ordine, ecco, con delle regole eccetera che oggi cambiano di giorno in giorno eccetera, quindi anche quello è un po' una sorta di così. Vabbè. Approssimazione, sì. Approssimazione, diciamo così, che in questo caso non va bene. Ritorniamo invece ai nostri fratelli, quindi uno ha deciso di non studiare. Non studiare, va negli Stati Uniti, invece le 3 femmine, che sono anche loro, diciamo, le 3 donne, una diventerà una pianista, un'altra diventerà un'insegnante ed è Ida, la più bella. E infatti uno che mi ha presentato il libro, un giudice tra l'altro di Forum a Monza, ha detto: beh, io mi sono innamorato di Ida. Dico, è facile, perché è la più bella, è coraggiosa, affronta una storia familiare pesante, perché il marito è molto geloso, perché c'è la sua bellezza, e quindi è chiaro, è facile innamorarsi anche di una persona bella e coraggiosa. E poi ci sarà Rosa che rimane in casa, perché rimane legata alla madre, non vuole uscire dal guscio familiare, non ha il coraggio. Poi, naturalmente, poi quando tutti lasciano quella casa, vuoi per vicende, perché emigrano, perché da un piccolo paese non si può studiare, mio padre per esempio è andato a studiare il liceo a Firenze, gli altri sono andati in università, eccetera, lei avrà un amore tardivo, un amore però, diciamo così, vestito da una certa delicatezza letteraria, se vogliamo, però non vi scopro le carte, perché sennò... dobbiamo scoprirlo, già ci ha raccontato tanto, dobbiamo scoprirlo leggendo Casa Colaneri, che è tutte le librerie, avendo appunto questo premio Pannunzio. Dove è stato ritirato il premio? Il premio Pannunzio a Torino, tra l'altro è un premio che è Istituto Mario Soldati, negli anni 50, e la caratteristica di questo premio è che la giuria deve essere segreta, perché non deve essere indotta in tentazione, diciamo così, da qualche mano lunga delle case editrici. Sono riuscito a vincere il terzo. Mi piace molto il fatto che la storia di una famiglia meridionale ha avuto questo premio a Torino. Mi piace molto questa cosa. Mi ma piace. Quando il quando il Napoli gioca con il Bologna, quando fa gol, l'altro fa gol. Il luogo di nascita è un caso, però Napoli, diciamo, è un luogo di scelta, quindi devo essere, come ti capisco, devo essere diciamo così, imparziale, però un pochino di più verso Napoli, il mio cuore pende. Renato, grazie, ci hai riempito di cultura, di storia, di racconto, siamo veramente molto felici, grazie della tua disponibilità, ti vogliamo omaggiare con un pensierino. Grazie. Un portafortuna, ovviamente, perché noi di Napoli dobbiamo sempre... Quello ci vuole sempre. Però mi sembra che... Infatti io spesso... Ecco, la fortuna la stai facendo tu, la fai tu. Spesso e regalo bello. I cornetti e le persone, pur non conoscendo la tradizione, però molto affascinati. Lo accettano volentieri. Esatto. Oh, sto facendo un pasticcio. No, vai, strappa tutto. Ok. Sorpresa. Oh, bellissimo. Aspetta, facciamo vedere al pubblico. C'è un po' di tutto. Un po' di tutto, perché poi, medico, ci sono gli attrezzi. Ah, anche, bellissimo. Devi sapere che ti posso dire una cosa, certo. Infine. Perché Lucio Dalla, che è bolognese come me, che è innamoratissimo di Napoli, sì. E allora diceva che Napoli c'è
il buono e il cattivo, ma entrambi pulsano. E lui mi disse, siccome qua vedo una siringa, allora sì, dice, io vorrei farmi fare un'iniezione di napoletanità, la pagherei anche 200.000 euro. E io sto studiando il napoletano, però io, poverino, è morto, però io avrei detto, guarda che non si dice iniezione, si dice serrenga, con due serrenga. Questa non la conoscevo nemmeno io. Eh beh, io uso, diciamo così, la mia abitudine a avere a che fare con tanti in ospedale mi ha indotto a imparare bene i termini napoletani, insomma. Niente, grazie, e spero che la puntata vi piaccia, perché a noi è piaciuta tanto. Quindi grazie Renato. Grazie a te, grazie a te. Ciao! Canale 8 ha presentato Guardando le stelle, in collaborazione con Euronics Gruppo Tufano.